Riparte ufficialmente la stagione dei garage di Motor One con una novità, perché abbiamo cambiato il modo di fare le prove per essere più approfonditi e soprattutto per rispondere alle vostre domande. Allora, adesso entriamo in redazione perché non vi faccio vedere la macchina subito, la nuova Mercedes Classe B sarà la protagonista, ma ve ne voglio parlare con i miei colleghi prima di raccogliere i vostri quesiti. E allora, se non sbaglio, la macchina è arrivata ieri, giusto Francesco? Sì, è arrivata ieri sera in allestimento sport di un bel grigio metallizzato. Ok, e mi sembra che Giuliano, per quanto non abbiamo ancora fatto il test approfondito, abbia già percorso qualche chilometro. Cosa ci puoi dire? Sì, ho fatto un piccolo test drive oggi giusto per capire un attimo, di confrontarmi anche con i colleghi che poi faranno la prova. Questa è la prima auto dopo la classe A basata sullo stesso pianale. E vi racconto anche magari uno dei retroscena che succedono quando parliamo con i personaggi delle case automobilistiche agli eventi. Il successo dei monovolume è rimasto solo più sui marchi premium come Mercedes. Una volta si vendevano tante monovolume che sono state soppiantate dai crossover e dai SUV, però il tipo di cliente che compra ancora queste auto, se ci pensate, è quello che tutta la vita ha avuto Mercedes Station Wagon o berline e che adesso invece vuole un'auto più alta, ma non magari così grintosa come un SUV, e quindi apprezza il comfort di una macchina con la classe B. Quindi la metteremo alla prova, vedremo come si comporta. Ed è una macchina che ha anche delle caratteristiche tecniche interessanti. Fabio, prima mi facevi vedere la scheda tecnica e dal tuo occhio attento all'efficienza mi facevi notare che questo motore è molto, tra virgolette, speciale. Sì, esatto. Questa B200D monta per la prima volta un motore turbo diesel di nuova generazione, un 4 cilindri in linea di 2 litri con 150 cavalli, ma la cosa più importante è che è già omologato Euro 6D, quindi non Euro 6D Temp, cioè le omologazioni di adesso, ma quelle che entreranno in vigore da gennaio 2021. Ed è la prima al mondo, insomma, ad avere. Sicuramente una delle prime fra le compatte, sicuramente, e in più ha il cambio automatico doppia frizione, nuovo per la prima volta sulle compatte, l'8G DCT, okay. E anche questa è un'anteprima. E sarà interessante da provare. Ovviamente anche a livello di efficienza, sì. Consumi che promettono bene sulla carta, ma parliamo di un monovolume. E allora chiedo ad Eleonora, che è mamma e conosce bene le esigenze della famiglia e guidi, tra l'altro, tu normalmente un crossover, e ogni tanto ci raccontiamo come il design da crossover, bello sì, ma non è così tanto pratico, quindi farti provare a te quest'auto sarà secondo me interessante. Sì, beh, mi aspetto infatti abitabilità e soprattutto accessibilità per quello che riguarda i sedili posteriori, perché una delle difficoltà che abbiamo noi genitori è proprio quella, banalmente, di prendere il bambino, che comunque va considerato anche il peso, e metterlo senza che sbatta su montanti, cose strane, eccetera, nel seggiolino, e non è un'operazione così banale come si possa immaginare. Quando le linee sono arzigogolate. Quando le linee sono arzigogolate, quando il bambino si muove perché magari non ci vuole entrare, quindi comunque le forme dell'auto fanno tanto, possono fare la differenza e aiutarti. E quindi la forma del monovolume, secondo me, potrà dare soddisfazioni da questo punto di vista. Ma la classe B è interessante anche dal punto di vista più tecnologico, e abbiamo Lorenzo, che è uno dei nostri massimi esperti. Eccoci. Dei sistemi di infotelematica, in particolare l'MBX Mercedes, l'hai provato. Beh, a fondo. Sì, l'ho provato, perché non so se avete già visto, magari fatelo adesso, guardate la prova del point of preview della Mercedes classe A. Momento promozionale. Beh, chiaramente. Delle sue prove, vabbè. Quella è stata l'occasione per fare la conoscenza con MBX. Sostanzialmente è probabile che ci siano delle piccole novità, dei piccoli aggiornamenti rispetto al sistema che ho provato io, magari non importanti come magari quello che vedremo sulla GLE, che proveremo nelle prossime settimane, che invece ha delle funzioni ad hoc per quella categoria di modelli, superiore, per quel tipo di carrozzeria. Esatto, quindi sono curioso di rimettere alla prova la realtà virtuale, per esempio la realtà aumentata più che altro di MBUX, e poi sono anche curioso di vedere lo stile di questa classe B, perché l'ho già vista al Salone di Parigi lo scorso settembre, ma sono curioso di vedere lo stile minimale e di sottrazione di Gordon Wagner su un MPV, e quindi non su una hatchback come la classe A, in condizioni di luce reale, quindi non quelle standard da salone. Perché su strada è tutta un'altra cosa. Esatto, grazie, esatto. Lore, ti lascio lavorare, e noi ci mettiamo a lavorare, perché appunto ora si comincia a studiare la macchina, presto, nelle prossime ore la guideremo appunto su strada, e le prove su strada le faranno Massimo Grassi e Andrea Farina. A questo punto aspettiamo le vostre domande nei commenti, perché nel primo video risponderemo direttamente a quello che ci chiederete voi, quindi seguiteci e non perdetevi questo nuovo garage di motorone.com.